anche l'audio? Sì. Direi che sì, è stata una regata da cardiopalma, abbiamo fatto veramente una lotta all'ultimo sangue con Zulu, è stato bellissimo alla fine da vivere. Ci siamo cambiati la posizione di testa un paio di volte, due o tre volte, devo dire che siamo riusciti a creare un bel distacco fino, diciamo, all'ultima boa sopra d'Antigua, e poi lì purtroppo sono stati una serie di temporaloni, noi siamo stati posteggiati senza vento un paio d'ore e lì loro ci hanno ripreso, superato con una nuvoletta tutta loro. Nonostante questo siamo riusciti a ripassargli davanti e poi sulla linea c'è stata una battaglia finale ravvicinatissima. Noi alla fine c'è stata una questione di 2 secondi di ritardo. Abbiamo virato 2 secondi di anticipo, diciamo, sulla ley line, in realtà abbiamo virato giusti, ma poi il vento è calato sull'arrivo negli ultimi metri e quindi siamo finiti bassi di 10 metri sulla boa, questo ci ha obbligato a fare altre 2 virate, loro avevano più slancio e ci hanno infilato di un paio di metri. Abbiamo dimostrato di essere molto veloci, molto competitivi, abbiamo tenuto la testa e la regata quasi tutto il tempo e quindi devo ringraziare moltissimo tutto l'equipaggio che è stato fantastico come sempre. Sicuramente ancora brucia, ma la sensazione è che abbiamo fatto una gran bella regata comunque. Peccato per la fine, ma personalmente sono molto contento di come abbiamo navigato, delle scelte che abbiamo preso. Però è incredibile come questo sport, cioè, ti faccia fare dei salti emotivi, cioè, sei primo, poi di nuovo, hai di nuovo perso la regata, poi di nuovo sei di nuovo primo e poi al photo finish, vabbè, hai perso, ma wow, che bello sport. Ah, c'est entre la vie à bord, entre une Transat et une Roark 600, c'est complètement différent parce que c'est pas du tout le même rythme. En fait, la Transat, on a des quarts de 4 heures et on a le temps en plus de se reposer, de faire un peu plus de vie à bord. Là, c'est un vrai sprint de à peine 30 heures où on a très peu dormi, peut-être 2 ou 3 heures tous, chacun notre tour. C'est vraiment pas du tout le même rythme, avec beaucoup beaucoup de manœuvres et c'est une intensité beaucoup plus forte, ouais. Je pense que le meilleur moment de Roark 600, c'était plutôt... c'est dur à dire parce qu'il y a eu des très jolis bords, mais je pense que c'est le moment où on recolle avec Zulu quand ils nous ont repris en descendant pas très longtemps avant l'arrivée, et c'est quand on recolle avec eux et qu'on est bord à bord au portant VMG et qu'on est plus vite plus bas et qu'on les repasse. Quest'anno ce l'abbiamo messa tutta, è stata una bellissima regata, veramente fino all'ultimo ci abbiamo creduto. Questa volta è stato un errore nostro e un azzardo loro che hanno funzionato. Ci porta ad avere ancora più amaro in bocca dell'anno scorso, però insomma è stato smaltito abbastanza in fretta perché siamo riusciti ad analizzare bene la regata e quello che è successo, il perché è successo, e ne abbiamo fatto tesoro, abbiamo capito un po' di cose e soprattutto abbiamo capito che ci sono
certe condizioni in cui la barca è veramente forte, c'è certe condizioni in cui la barca è molto veloce e sono condizioni in cui prima facevamo fatica. E quel bordo lì è come l'anno scorso con Argo eravamo ancora più vicini, emozionantissimo perché fai velocità incredibili, abbiamo fatto punte di 40 nodi se non sbaglio, ma dei momenti di media di 36, 35, non so, non mi ricordo, ma emozionantissimo. La evolución de Maserati Multi 70 desde que lo cogimos el barco en 2016, ahora es un barco muy rápido con respecto a los otros, podemos defendernos, hemos solucionado algunos problemas que teníamos en los timones, en los foils, y a día de hoy, en 2023, ya tenemos una barca que vuela bastante bien, sea en mar plana como en medio del océano con bastantes olas. La vita a bordo in 30 ore di regata può essere particolarmente faticosa perché non organizziamo veramente dei turni per dormire. E dormiamo un paio d'ore a testa nei momenti in cui non è necessario essere proprio tutti sul ponte e anche i pasti, ci sono due pasti previsti, ma poi per il resto quando c'è da manovrare, quando vedi gli avversari vicini, c'è l'adrenalina che ti tiene in piedi. Non si può mai abbassare la guardia, abbiamo capito che la regata non è mai finita, anche nel momento in cui ci sentivamo lontani da loro, avevamo a un certo punto più di 10 miglia di vantaggio e sapevamo che non bisogna darla per vinta perché sono bravissimi, qualsiasi scelta può risultare decisiva, loro non mollano niente, sono pronti a cogliere qualsiasi errore, cosa che poi hanno fatto alla fine in particolare. E è molto stimolante. Well, Zulu is a very good group of guys. I think they obviously know how to sail the boat very well. No doubt about that. I mean, they were pushing all the way around the course. We could tell that even in the reaching legs, they were keeping up with us really well, which is our, you know, our best. Best point of sail is reaching, and I mean, no question, they're very good, and they also in the maneuvers they'll do very, very well against us. Considering we drag foils in the maneuvers, we've got more things to get done. So, and in the light breeze, they'll also catch us up quite well, which is exactly what they did when we were stuck in the low breeze under the clouds. So Maserati, as soon as we get reaching and we start going downwind, we've got a great advantage with the foils, which is a really great feeling. We're flying above the water at 35 plus knots sometimes, and yeah, it's a great boat. C'è da dire che è stata una regata un po' strana perché dopo il passaggio dalla Guadalupe sono intervenuti quelli che si chiamano groppi, cioè temporali, per cui che hanno delle modifiche di vento molto importanti, sia di intensità che di direzione, e buchi di vento. Se non ci fossero stati quelli, entrambe le barche avrebbero battuto il record facilmente, però fa parte delle regate. Abbiamo una reattività e una conoscenza della barca notevole. Ricordiamo che abbiamo fatto un mese di cantiere qua in Guadalupe per riparare un grosso danno, riparato bene, la barca sta perfettamente insieme e anche in questa regata mi ha spinto come dei matti, cosa che si fa con le barche da regata. Sì, la barca è nettamente migliorata. Adesso modifichiamo la barca, tiriamo via le appendici volanti per fare Panama, perché la barca andrà in Pacifico, principalmente per fare la Transpac, che abbiamo già fatto un tot di volte, non l'abbiamo mai vinta, per cui proveremo a farlo quest'anno, che è la regata tra Los Angeles e Honolulu.